Eccoci qua con Luca Faustinelli, uno degli organizzatori di questa giornata, sesta edizione della Falesia Mortirolo, grande successo, grande numero di partecipanti. Ci dica qualche opinione, un bilancio di come è andata questa giornata, questa manifestazione. Un'altra edizione a record, nonostante sono tre anni dopo il Covid che abbiamo ripreso, anche quest'anno abbiamo avuto in Falesia circa 100 persone. Come sempre, e un doveroso ringraziamento va all'Unione Sportiva di Monno, la Proloco e soprattutto alla nostra guida alpina, al mitico Paolo e non da meno il grande comitato organizzatore, ormai siamo arrivati circa 20-25 persone, ormai ho perso il conto, eh, che rendono possibile la spettacolare giornata in Falesia. Colgo anche io l'occasione per ringraziare Luca e tutti i suoi amici e conoscenti che in questi eh, giorni precedenti a questa manifestazione hanno dedicato il proprio tempo per attrezzare il percorso, preparare il sentiero, organizzare le pareti, mettere le varie corde, i vari percorsi. Hanno fatto tutto questo a titolo gratuito e anche faccio tanti complimenti a nome di tutti perché devo ricordare che sei anni fa erano 15-20 persone partecipanti e quest'anno eravamo più di 100, quindi ci auguriamo che l'anno prossimo vengano ancora più persone. È sempre un auspicio ad avere più persone, più arrampicatori soprattutto che vengono, ma non da meno la gente la sera che fa festa, perché ricordiamoci che dove c'è festa e la gente si diverte, l'anno dopo fai sempre il doppio, quindi grazie a tutti. Nonostante sia un'organizzazione principalmente a livello di appassionati, la sicurezza eh, non mancava, infatti erano presenti tantissime persone competenti e magari Luca ce le può elencare o comunque raccontarle nel modo migliore. Non è da meno la sicurezza, in quanto in una manifestazione come quella che abbiamo avuto oggi può sempre, facciamo gli scongiuri, succedere qualcosa. Avevamo, e ringrazio personalmente il nostro Edoardo, che è un medico rianimatore, personale non in servizio ma sempre pronto in caso di emergenza, tanti amici del soccorso alpino di varie stazioni, quindi in caso di eh, intervento erano tutti pronti ad aiutarci e a dare il proprio aiuto. In tutto questo, eh, senza ovviamente chiedere un euro a nessuno, in forma volontaria. Se vogliamo fare anche un bilancio di questa giornata, tirando le somme, come è andato secondo te? È andata non bene, direi benissimo, il tempo è stato dalla nostra parte. Eccoci qua con Alberto gensi presidente dell'US Mono e Raffaele Fagliari, presidente della Pro Vi chiediamo un bilancio di questa giornata. Bilancio più che positivo. Visto l'affluenza di gente, anche perché negli ultimi anni penso che abbiamo raggiunto un livello di affluenza che ci ha davvero reso molto fieri. Anche perché una giornata come oggi, in cui il tempo ci ha assistito, ci ha dato una mano, ma veramente hanno dato orgoglio al lavoro delle persone che sono impegnate per la realizzazione della Falesia che ormai è diventato un punto fisso per tutti gli amanti del, della specialità. No, siamo molto soddisfatti della, della giornata, Una, la falese è nata nel 2014 come un gioco, come uno scherzo, così fra amici, e questo è il sesto anno che viene riproposta e come appunto diceva anche Alberto, la gente aumenta sempre di più e è un grande risultato per tutti tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato eh, sulla parete, ma il sentiero e tutto, quindi siamo, siamo veramente molto soddisfatti. E speriamo che nei prossimi anni continui ad aumentare anche perché comunque è un orgoglio per coloro che ci mettono impegno e volontà su questa quest iniziativa che penso che sia veramente, veramente molto importante e veramente bella, una bella giornata, non c'è altro modo per definirla. Eccoci qua con Giuseppe Maculotti, è un appassionato di arrampicata e anche un volontario del Soccorso Alpino che oggi era fuori servizio, però diciamo che un occhio esperto fa sempre comodo. Come ti sei trovato oggi qui in Falesia? Allora, è una splendida giornata, il tempo è stato la nostra, gente tranquilla e simpatica, tutti, tutti con voglia di arrampicare, voglia di fare. Un'ottima giornata direi. La cosa bella di queste manifestazioni è che è aperta al pubblico, quindi oltre alle persone esperte c'è la possibilità di far conoscere questo sport anche a gente che non l'ha mai praticato, sei d'accordo? Assolutamente sì, sono manifestazioni sempre più fatte nel, nel territorio che invogliano comunque la gente ad andare a arrampicare, scoprire questo sport che è un bellissimo sport da praticare in sicurezza e in, e in compagnia. Eccoci qua con Benedetta, una ragazza di Mazzo, quindi è praticamente di casa. È la creatrice della pagina Instagram Visit Mortirolo e sponsorizza tutto quello che riguarda le bellezze del territorio. Oggi era con noi in Falesia. Cosa ne pensi di questa giornata? Allora, la giornata è un'idea assolutamente fantastica per promuovere una, una bellezza che abbiamo qua e nessuno conosce, eh, soprattutto nel, in Valtellina. Eh, nessuno è a conoscenza di questa piccola perla che abbiamo. Sulla pagina io posto generalmente tutti gli eventi che, che succedono in Valcamonica e in Valtellina, zona di Mazzo nello specifico, e quindi qualunque cosa abbiate da... Mh, come dire, da promuovere nel, nell'area Monno, Mazzo, eccetera, potete mandarli all'account all che io li, li pubblicherò. Da dove è nata l'idea di creare questa pagina? E come facciamo per vedere tutti i video e tutti i contenuti che porti con una grande costanza, mi hanno detto? Allora, eh, l'idea è nata in quanto io sono consigliere del comune di Mazzo e proprio perché i comuni di Mazzo, Tovo, Sernio, che fanno parte della media Valtellina, sono poco promossi, ho pensato di dar loro un piccolo spazio. E quindi su Instagram, all'account all VisiMortirolo, potete trovare tutti i video, foto e, e quello che, che pubblichiamo e, e in in più è nata anche l'account di Falesia Mortirolo, nello specifico proprio per la, per la Falesia. Eccoci qua con Luca Melotti, un ragazzo più, te, più che di casa perché con la sua famiglia gestisce il rifugio al laghetto del Mortirolo, è un grande appassionato di arrampicata, fa anche questo come secondo lavoro, possiamo dire, quindi lavora in parete e niente, facci un po' un bilancio di questa giornata. Quest'anno davvero è stato molto soddisfacente, lo era anche l'anno scorso ma è in continua progressione. È, è stata davvero una giornata divertente, c'era tantissima gente e più di così non si poteva fare, è andata da Dio. Un consiglio, tu che sei un arrampicatore esperto, per delle persone che si vogliono avvicinare a questo sport e non l'hanno mai praticato. Che cos'è che ha di bello l'arrampicata a differenza di altri sport o comunque eh, cos'è che ti può dare? L'arrampicata, secondo me, anche a livello psicologico, ti dà molto perché, ok, c'è chi ti fa sicurezza, chi ti consiglia, però alla fine sei tu con le tue forze. Abbatti delle barriere e insomma è uno sport un po' estremo, ma che ha davvero eh, tanto da dare. Oggi siamo stati fortunati ad avere con noi Edoardo, che è un medico chirurgo, quindi ci ha garantito una sicurezza a titolo gratuito e fuori servizio, però eravamo tutti più tranquilli a sapere che c'era lui. Cosa ne pensi di questa giornata? Come ti sei trovato? Ma una giornata molto ben riuscita, eh, ormai è qualche anno che partecipo a questa occasione, gli amici della Falesia mi invitano sempre e i partecipanti hanno una garanzia in più dalla presenza del medico. La sua presenza, non è, cioè diciamo il suo contributo non è ancora finito perché è vero che è pericoloso in parete, ma spesso è pericolosa anche la cena e il post cena. Quindi ti ringraziamo di essere con noi anche durante la cena e durante il corso della serata, che speriamo di no, facciamo gli scongiuri, ma non si sa mai. Speriamo. <ride> Grazie a voi. Eccoci qua, ve li presenterò uno a uno, alla mia destra abbiamo Elisa, grande, appassionata di arrampicata, sono tanti anni che viene qua con noi, cosa ne pensa di questa giornata? È stata una giornata bellissima, ci siamo divertiti e adesso continua la festa. Ci sarà anche l'anno prossimo sicuramente? Certamente. Lo prometti? Promesso. Qualsiasi cosa accada? Qualsiasi cosa accada, io so già la data e l'ho già segnata sul calendario. Perfetto, quindi lei ci sarà. Alla mia sinistra c'è Annika, tu cosa ne pensi di questa giornata? È stata una giornata bellissima, ci siamo divertiti e vi aspettiamo anche l'anno prossimo. Ci sarà anche te l'anno prossimo? Sì. Sicura sicurissima? Sicurissima. Lei invece, Daniel, con l'arrampicata, preferisce utilizzare le mani o le gambe? Cioè qual è il suo elemento caratteristico, la sua, il suo punto di forza nell'arrampicata? Qual è? Allora, il mio punto iniziale di forza erano tanto le mani, ma più sono andato avanti col tempo e più mi sono spostato verso le gambe. Comunque è una sicurezza. Una sicurezza in più. Perfetto, sono dei grandi appassionati di arrampicata. Cosa ne pensate della giornata di oggi se doveste fare un bilancio? Come è andata? Vi siete divertiti? Ma guarda, è stata una bellissima giornata. Con una bellissima temperatura e da bellissima gente, quindi perfetto. Speriamo la ricrezzano. Sì, per noi è stata la nostra prima giornata qua in Falesia. Avevamo già frequentato questa Falesia in passato da amatori, diciamo. E quest'anno siamo venuti in questo evento e... È stato molto bello, di compagnia, poi il Monno non delude mai, la comunità di Monno non delude proprio mai. C'è da ricordarsi Perfetto. che l'arrampicata... Questo, aspettate, attenzione, un primo piano per questa cosa. L'arrampicata è la cosa più bella che c'è, dopo la capra e la donna. <ride>